Allora, completiamo il Veneto, Presidente, torniamo a lei. Che cosa ci manca da vedere? Sono tanti i beni comunque anche nella Allora, nostra le regione. delegazioni sono 9, ne abbiamo parlato di 3, ne mancano ancora 6. Allora, andiamo a Vicenza. A Vicenza saranno aperte, due scuole, due istituti, l'Istituto ITIS Rossi e l'Istituto Farina. Si potrà vedere nel primo il museo che viene conservato all'interno, di questo istituto. E l'Istituto Farina, si potrà, ammirare dentro e soprattutto fuori il giardino che è totalmente risistemato anche con glicini, diciamo piantati attorno ai chiostri, ottocenteschi. E anche sarà bellissima vedere la, fontana in mezzo. Poi ad Arzignano invece una passeggiata sulla rocca. Questa è Vicenza. Passiamo poi a Bassano del Grappa. Bassano del Grappa, consiglio la visita al museo. È vero, il museo è sempre aperto, ma in occasione delle giornate FAI sarà possibile vedere la spada del Brenta, un reperto in bronzo fuso risalente al XV secolo a.C., mai visto prima, raramente esposto, che dopo le giornate FAI sarà rimesso dentro una teca e difficilmente visitabile. In queste 2 giornate verrà fatto anche vedere un video che racconta la storia del museo di Bassano dalla nascita fino ad oggi. Passiamo poi da Bassano a Belluno, rimaniamo sui monti. Belluno, aperta una villa privata, una meravigliosa villa privata, Villa al Belvedere. E poi passando a Pieve di Cadore, si potrà visitare, grazie sempre agli apprendisti Cicerone, la magnifica comunità di Cadore e la casa di Tiziano Vecellio, l'oratore, non il pittore, che era un suo parente. Di Padova abbiamo già La comunità di detto. Cadore che cosa sarebbe? L'ambito, il centro cittadino di Sempre Perfetto. nel centro. Passiamo poi a Porto Gruaro, dove sono visibili, visitabili i magazzini e il fondaco, i magazzini del sale, e l'oratorio della Madonna della Pescheria, che è situato nel centro di questa meravigliosa cittadina, un gioiello del nostro Veneto. Porto Gruaro è un gioiello e consiglio a tutti di vederlo, visitarla, perché, può apprezzarne la bellezza, anche passeggiare sotto i portici, visitare i palazzi, e questi beni sono anche nel centro di, Porto Gruaro. Poi Treviso. Va bene, allora, Treviso. A Treviso è aperta Caspineda, che è sede attuale di Cassamarca, questo in centro città. Ma spostandoci a Conegliano è aperto il cimitero ebraico e sempre gli apprendisti Cicerone insieme ai volontari faranno fare un'interessante passeggiata sulle mura, anche qui con esperti che spiegheranno la storia delle mura e alcuni pezzi sono privati, quindi verranno aperti in occasione proprio delle giornate FAI. Perfetto, ci manca qualcos'altro? Sì, manca Rovigo. Ah, giusto. Manca Rovigo. Rovigo è interessantissimo, anche qui consiglio, purtroppo in 2 giorni non si possono fare tutte le No. visite che consiglierei di fare. Rovigo apre un museo che è aperto, ma diciamo lo sottolinea nella sua unicità, perché è un'istituzione unica in Italia, il museo storico della giostra e dello Eh spettacolo sì, infatti è popolare. vero. Poi, accanto al Museo della Giostra c'è il Museo della Civiltà Contadina, un piccolo museo che però anche questo fa conoscere la storia del territorio. E inoltre ci sarà la possibilità di visitare la zona golenale del Po. Quindi cultura, ambiente e paesaggio, che è un Eh po', sì, il senso del FAI. Il FAI tutela, protegge e cura l'ambiente, il paesaggio e i beni artistici e architettonici del nostro paese. Quindi abbiamo fatto un quadro generale Un in tutto quadro il generale, territorio. sì. Che cosa possiamo aggiungere come Possiamo attività? aggiungere che, a proposito dei giovani di cui prima ha parlato l'architetto Muratori e anche, Marco Boscolo, per la prima volta, nel Veneto, la scuola che l'anno scorso
scorso ha partecipato all'attività degli apprendisti ciceroni, il liceo Duca d'Aosta. Ci abbiamo messo un anno, però in occasione delle giornate di primavera consegneremo ai giovani che l'anno scorso hanno fatto gli apprendisti ciceroni una brochure in cui abbiamo raccolto le presentazioni di un bene che l'anno scorso hanno presentato. Quindi sarà interessante anche per loro avere un ricordo della giornata di primavera con i loro nomi e le loro presentazioni scritte, non solo orali. Questa è anche una bella occasione. E questa insomma è una bella occasione anche per attirarli al FAI e sperare che l'esperienza che hanno vissuto l'anno scorso sia formativa proprio per la loro vita di futuri cittadini italiani. Questi ragazzi hanno visitato i beni prima? Hanno visitato, hanno studiato con gli insegnanti e con i volontari del FAI e con i proprietari dei beni che loro poi hanno spiegato. Quindi hanno fatto anche in inglese la presentazione, perché è in italiano e talvolta anche in inglese. È stato un esercizio straordinario e spero che siano stati gratificati anche dai loro insegnanti, ma assolutamente immagino che sì. Ah, quindi anche in inglese, quindi lo studio della lingua c'è. Anche quest'anno a 90 e due orari in cui partirà la visita. Se ci sono ovviamente persone che parlano solo l'inglese, ci saranno delle visite fatte dai ragazzi in lingua inglese, mentre alla Scuola del Carmine, se c'è richiesta, avremo i traduttori in moldavo e in cinese per far fare la visita con uno che parli la lingua madre loro. Quindi anche insomma un'apertura verso certamente. Il turismo. Ci sono per curiosità ragazzi che poi da questa esperienza si sono buttati proprio nell'attività? Sì. Altrimenti noi non saremmo qua. Cioè il futuro nostro sono loro. E l'idea è che se tu vieni a capire il valore di questi beni, lo porterai dentro, potrai dimenticartene per un breve periodo, ma nel lungo periodo ritorna fuori l'amore per questo nostro territorio. E quindi sono i cittadini del futuro che si fanno ben sperare. Un consiglio per i più giovani? Il consiglio è quello di avvicinarsi al FAI, tesserandosi innanzitutto. Il FAI Fondo Ambiente Italiano, FAI non va scritto come una sigla, ma va scritto come FAI, voce del verbo fare, perché proprio ci si può adoperare in prima persona per migliorare l'Italia e migliorare soprattutto. Ah, quindi FAI, un imperativo. FAI, un imperativo. Benissimo. E allora io vi ringrazio, ringraziamo la Presidente regionale, i delegati per quanto riguarda la città di Padova, il delegato, l'architetto per la città di Padova e il responsabile per i giovani, coordinatore dei giovani sempre del FAI del Veneto. E a voi naturalmente un bel weekend, speriamo che anche il tempo dovrebbe reggere, perché normalmente è bellissimo. Esatto, dovrebbe essere una belle giornata, non solo quindi in Veneto ma in tutta Italia, tanti e tanti beni da visitare e naturalmente godere, che non sono normalmente aperti al pubblico. Grazie ancora, buon proseguimento, a domani.